Vigilia di chiusura per la 38esima Fiera Internazionale di Milano. Quella che a buon diritto può essere definita una delle più grandi rassegne fieristiche mondiali, ha assolto perfettamente al suo precipuo compito: fare il punto del cammino compiuto dall'uomo sull'ardua strada del progresso. La grandiosa manifestazione, come è ormai consuetudine, ha battuto anche quest'anno tutti i suoi precedenti record. Superficie, nazioni partecipanti, numero di espositori e, quel che più conta, numero di visitatori. Non siamo lontani dai 5 milioni, fra i quali parecchie centinaia di migliaia di stranieri. La fiera ha costituito una degna, civilissima gara fra le nazioni nel presentare al giudizio del pubblico e dei tecnici quanto di meglio nel corso dell'anno è stato prodotto. Approfittiamo di queste ultime ore che ci separano dal giù il sipario per aggirarci ancora una volta in questa meravigliosa città, sintesi dell'inventiva umana. Di padiglione in padiglione facciamo conoscenza con tutte quelle novità, accorgimenti, utili applicazioni che rendono sempre più agevole, comodo e vario il nostro vivere quotidiano. Numerosissime le innovazioni per quel che riguarda il tipico regno della donna, la cucina cioè. Anche in questo settore la parola d'ordine è automazione. Un cenno particolare per lo stand Italia 61, la prossima grande esposizione torinese che, oltre a ricordare degnamente l'epopea del nostro risorgimento, vuole essere un'esaltazione dei valori spirituali del lavoro umano.